molto felice di darvi il benvenuto a questa puntata di Rotocalco Versilia. Siamo alla Fondazione Ti Amo, in questa bellissima struttura situata tra Viareggio e Torre del Lago. Mi hanno colpito le parole del presidente della Fondazione, e che sentiremo subito dopo di me nella sua intervista. Mi hanno colpito queste parole: natura, accoglienza, sostegno e un po' d'amore. Questo fa la differenza per tutti, ma per molti la fa ancora di più. Sentiamo. Presidente, raccontiamo ai telespettatori di Noi TV, a tutti i telespettatori della Toscana, che cos'è la Fondazione Ti Amo, come nasce, quando nasce. Dunque, la Fondazione Ti Amo nasce qualche anno fa, non ricordo la data giusta, perché praticamente è una conseguenza di un incontro di alcune associazioni, per esempio l'Albero delle Bimbe, che era l'associazione che riuniva tutte le famiglie toscane che avevano dei figli, delle figlie RET, affette dalla sindrome di RET. È una sindrome genetica che colpisce quasi esclusivamente le femmine. E facevo parte anche della mia famiglia, perché anch'io ho una sindrome di RET. Bene, nasce dall'unione dell'Albero delle Bimbe, che era praticamente l'associazione delle 34 o 40 famiglie toscane RET, con l'associazione sull'X fragile e con l'intervento, grazie a Dio, del comune di Viareggio. Perché? Perché il comune di Viareggio aveva delle unità rocce, sì, e insomma ci dette la possibilità di utilizzare incomodato, gratuito, questi fabbricati, e noi li abbiamo recuperati, li abbiamo utilizzati, abbiamo sfruttato la bellezza del luogo e col nostro buon gusto li abbiamo recuperati. Questa associazione è una fondazione, è partita per accogliere, per aiutare questi ragazzi disabili che sono affetti da malattie rare. Le malattie rare sono quelle cose che sono dimenticate da tutti, no, da tanti, dai farmaci e da tante altre ricerche, e noi ci siamo messi di buon auspicio e lena, e abbiamo fatto questa fondazione, abbiamo ricreato quello che era possibile, abbiamo fatto delle attività di terapie ricreative, perché noi terapie le facciamo solo ricreative, non certo farmacologiche o d'altro genere, anche perché non abbiamo né le capacità né le autorizzazioni né il rischio che si può correre, perché qualche volta a far del bene si fa del male. Allora con le terapie ricreative abbiamo cominciato a fare quello che stiamo facendo adesso, cioè praticamente un'ortoterapia, un'onoterapia con gli asinelli, una musicoterapia, la fisioterapia, l'arte terapia, perché li abbiamo fatti anche dipingere e cosare, perché i nostri... Poi l'orto. E l'orto. Noi sappiamo che i ragazzi e le ragazze, se li facciamo avvicinare alla natura, loro, anche se non siamo così bravi, loro migliorano. Se poi ci mette un po' d'amore e un po' di attenzione e un po' di cura, migliorano di più. Anche questo è quello che noi abbiamo cercato di fare, e l'abbiamo fatto da tanti anni. Però la realizzazione di questo centro qui, che voi avete visto oggi, è accaduto il 27 settembre del 2009, con una seduta in comune che, sono sincero, mi commosse, perché all'umanità, come si dice? L'unanimità, sì. All'unanimità, tutti votarono il sì alla nostra realizzazione, e ci siamo riusciti. Credo abbastanza bene, anche se il signor Covid ci ha tagliato le gambe, le abbiamo rimesse a posto e siamo ripartiti.
Sì, abbiamo posto, diciamo, in essere tutta una serie di progettualità negli ultimi mesi, alcune che sono avviate i primi dell'anno, alcune che sono ancora in corso ed altre che vedranno la luce a breve. Noi crediamo tantissimo nell'importanza della Fondazione, sia per il Presidente della Fondazione e i consiglieri che apportano un contributo fondamentale per la loro sensibilità, sia per gli spazi che io credo parlino da sé, per la bellezza propria, scusate il gioco di parole, che hanno e che tutti quelli che vengono qui possono toccare e vedere con mano. Abbiamo iniziato qualche mese fa con un progetto che si chiama Coltiviamo, al cui interno, diciamo, del titolo ha proprio la parola Ti amo come la fondazione, un progetto che consta di due attività principali. La prima è onoterapia, quindi l'attività assistita con gli animali, comunemente nota come pet therapy, attraverso la vicinanza con gli asini. È dedicata a persone con difficoltà sociale, con disabilità e comunque persone che vogliono avvicinarsi alla fondazione. La seconda parte di questo progetto è dedicata all'agricoltura sociale, quindi il contatto con la natura, il contatto con il terreno, dalla preparazione alla semina, alla raccolta vera e propria fino a portarlo al piatto. Recentemente in una giornata di questo progetto abbiamo raccolto il pesto e con i familiari e i ragazzi abbiamo raccolto, scusa, il basilico e abbiamo fatto il pesto e abbiamo mangiato tutti, quindi nel senso è un progetto che poi crea familiarità tra le persone, partecipazione e la vera inclusione sociale. E poi c'è un progetto in cui io ho creduto tantissimo a tutta l'amministrazione e per questo ringrazio il sindaco che insomma ci ha creduto insieme a me e l'abbiamo portato avanti, che è il progetto Laborandia, un centro estivo che è partito proprio in concomitanza con la chiusura delle scuole, quindi il 19 giugno, e che durerà fino al 10 di settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 a mezzogiorno e 30. Un progetto centro estivo dedicato ai ragazzi che versano in condizioni di disabilità, il Comune ha finanziato e la Fondazione ha messo gli spazi, e il Comune ha finanziato proprio per fare in modo che i ragazzi potessero essere assistiti e accompagnati in questo centro da educatori, OSS e professionalità idonee per portare avanti quelle competenze e le conoscenze che avevano acquisito durante l'anno scolastico. Inoltre presenteremo il progetto Eye Tracking, che come la parola stessa in inglese dice, è un progetto con scuola di occhi, in buona sostanza. Verranno utilizzati dei computer con puntatore ottici, ci sarà l'ausilio di una logopedista per far sì che ci sia una comunicazione tra la terapista, i familiari e i ragazzi che non possono comunicare, e quindi attraverso questo computer con puntatore ottico si potrà finalmente per i genitori comunicare con i ragazzi e riuscire a fare dei giochi oppure anche semplicemente fare delle attività, dirsi delle frasi semplici con questi computer che sono a disposizione di tutta la comunità, sono qua all'interno della fondazione e serviranno appunto per tutte le attività di comunicazione aumentativa. Marco Franciosi, dirigente iCare ex ASP, già nel sociale da una vita per motivi di lavoro, una volta in pensione che fa? Marco Franciosi una volta in pensione è andato a dare una mano a un amico, Giorgio Fazzini, che è presidente della Fondazione Ti Amo, per cercare di riattivare, dopo purtroppo il periodo Covid, di riattivare la fondazione, di ridare vitalità alla fondazione. La visione praticamente che ho portato, cioè nell'ambito della mia esperienza, è quella di cercare in questo ambiente che, diciamo così, fa parte di una comunità, è inserita in una località che è Bicchio, un quartiere, quindi di dare il senso di comunità e quindi di dare spazio alle famiglie, di dare spazio al volontariato, di dare spazio praticamente ai ragazzi che oggi vengono a partecipare. L'altra cosa importante di questa cosa è stata un po' anche la casualità, un incontro con un amico che fa parte dell'IPD, Giovanni Lucchesi, che mi dice: certo, oggi sai, le problematiche sono che nella disabilità, quando poi i nostri ragazzi diventano adulti, praticamente c'è il problema di cosa fare.
E allora gli ho detto, ma Giovanni, e allora sai che facciamo? Facciamo un orto e cerchiamo di creare un'attività. Iniziamo piano piano, poi se funzionerà, bene. Quindi l'orto oggi ha avuto un riscontro positivo dei ragazzi perché un movimento ha creato una grossa aggregazione con i ragazzi e anche una passione, quindi ha tirato fuori la passione. Allora, l'onoterapia si tratta di un'attività svolta con l'ausilio degli animali. Gli animali in questo caso sono gli asini, onos, asinello, asino dal greco. Dunque, la vecchia pet therapy, ormai con le linee guida nazionali del 2015, diciamo è andata in pensione ed è stata soppiantata da quella che chiamiamo interventi assistiti con gli animali. Io in fondazione faccio interventi assistiti con gli animali, noi abbiamo 3 asinelli, padre, madre e figlia, e con i quali ormai da anni svolgo queste attività rivolte a ragazzi che hanno diverse problematiche, ma questa attività può essere rivolta a chiunque, quindi a persone in difficoltà ma anche a persone che vogliano sviluppare, diciamo così, una confidenza con l'animale. Non scordiamoci che stare a contatto con gli animali e la natura dona una situazione di benessere e di grande miglioramento della qualità di vita.